Quando qualcuno vuol far fare agli altri, si tira in ballo l'altruismo. Sei pronto? È ora di affrontare uno dei Midleti. Non sarà facile, ma è l'unico modo per raggiungere le sorelline e l'Adam che trasportano. Grazie, signore, grazie! È l'ora del sonnellino, angioletto! A che punto sei? Entra dall'accesso di emergenza appena arrivi. Ryan ti sta osservando. Non lo sentirai arrivare, ma sarà lì prima che tu te ne renda conto. Che succede, Mary? Ti vedo un po' giù di corpo. Allarme sicurezza disattivato. Grazie per la pazienza. Non so davvero come, ma ce l'hai fatta. Adesso raggiungimi a Portland. Non vedo l'ora di stringerti la mano. Piacevole compagnia di Andrew Ryan. È lui che ha costruito questo posto e che l'ha mandato in valore. Nessuno sa bene cos'è successo. Forse è impazzito, forse il potere l'ha sconvolto. Magari ha solamente deciso che non gli piaceva la gente. Comunque sia, sono morte delle brave persone. La mia famiglia è in un sottomarino nascosto nelle fondamenta delle Fontaine Fisheries. Ci vediamo lì.
giorni passano come il vento. Sfere in isolamento fino a nuovo avviso. Ryan ci ha fatto installare sopra una specie di apparecchio genetico. Così solo lui e i suoi più stretti collaboratori saranno in grado di usarle senza deroga. I ragazzi mi hanno detto che le chiavi sono piuttosto inaffidabili. Sorelle, cugini, chiunque geneticamente legato sarà libero di andare e venire come gli pare. Nulla di nulla.
Big Daddy in tuo aiuto. Fagli credere che sei una sorellina. Guardalo mentre combatte per proteggerti. Metti KO i tuoi nemici con la forza di un uragano. Divertiti a vedere come sbattono contro i muri. Mr. Ryan mi ha chiesto personalmente di chiarirtelo.
Tu ci consegni Fontaine il suo lurido giro e finirai a scolarti Pint su al Fighting Madonna. Ma se preferisci fare il testardo, ti tratteremo davvero come un muro. Dagli un assaggio, Patrick. Che succede? L'idea ti... Dimmi, ora sei pronto a parlare? Continua, Sullivan. Fai del tuo peggio. Qualunque cosa tu e Ryan pensate di farne, Fontaine mi può fare il doppio. Chi può biasimare una donna che ama variare? Atlas ha chiamato via radio. Dice che stai cercando un invito per le pescherie. Col cavolo, ho detto. Ma se vai all'ufficio del caposcalo e recuperi una macchina fotografica per il vecchio Peach, potrei concederti un invito. Che cosa è stato? Amico, sei fottuto. La mia giovinezza, la mia rosa, la rivolta. L'arrivo! Tieni duro! Hai fatto qualcosa di proprio a guardarti le spalle! Sanguino! Sanguino! Troppo forte per te! Guarda sul nastro trasportatore. Ci troverai qualcosa per salvarti la ghiotta. Ora vai a prendere quella macchina e scatta delle foto a quelle che strisciano sul soffitto. E allora io ti farò entrare nelle Fisheries. Ricorda, giovane amico, se ti sento addosso puzza di Fontaine, tu finisci in una cassa. Atlas ha garantito per te, ma io non giro lo sguardo solo perché lo dice lui. Un adulto che ha paura dei fantasmi. Fontaine è morto, e lo sanno tutti. È sottoterra da mesi, e mezza città sobbalza ancora a sentirlo nominare. Cristo, persino Ryan. Lascia perdere, abbiamo un lavoro da fare. Gesù mi ama! Le piccole vanno da loro sono deboli. Thank you.
così. Perché dovresti prendere la mia bimba? Fare qualcosa con Fontaine, mentre io compravo titoli di edilizia e pesca. Lui schiacciava il mercato su genotipi e sequenze di nucleotidi. Rapture si sta trasformando sotto i miei occhi. La grande catena si allontana da me. Forse è il momento di darle uno strattone. Salvata! Cara Masha, non sappiamo cosa ti sia successo. Gli uomini di Ryan ti hanno portata via dicendo che eri necessaria per la salvezza di Rapture. Ma come fa una bambina a salvare una città? Ma vedo quelle ragazzine sbucare da quei condotti. Spero solo che un giorno tu possa sbucare da questo e trovare questo appunto. Ti cerchiamo, ma se puoi, raggiungici al Fighting McDonald, stanza 7.
Il codice d'entrata è 7533. Ci manchi, tesoro.